rispondo pubblicamente anche questa volta a una delle domande più frequenti che mi viene posta dai nostri utenti, dai nostri clienti, dai nostri amici. Qual è la tipologia di cartuccia che io preferisco? Intesa in generale come tipologia assetto di cartuccia, quindi grammatura, borraggio, la composizione della cartuccia che io preferisco. Non ho nessuna difficoltà a dirvelo. Io sono un amante, in tutti i calibri, delle cariche medie. A me piace moltissimo sparare la grammatura media. Nel calibro 12 io amo sparare dai 32, 33 ai 35 grammi. Nel calibro 20 amo moltissimo sparare dai 25 ai 27 grammi. Nel calibro 16 mi piacciono moltissimo le cariche centrali da 27 ai 28 grammi. E nel 36, che utilizzo soprattutto a capanno, dove non ho bisogno di grandi grammature, utilizzo la carica classica di 10 grammi e molto spesso anche la carica leggera in bossolo da 50 di 7 grammi e mezzo. Cosa manca? Il 28. Nel 28 sparo delle cartucce un pochino più pesanti. La mia grammatura preferita è quella che va da 21 a 24 grammi, che tuttavia possiamo considerare ormai grammature intermedie, perché come sappiamo il 28 arriva tranquillamente a 29-30 grammi. Ecco, queste sono le caratteristiche di peso della carica di pallini che io preferisco. Come altre tipologie, vediamo un po' la polvere. Io sparo quasi esclusivamente polvere baschiere pelaghi, per ovvi motivi, sono polveri che conosco perfettamente, sono polveri che stimo moltissimo, sono polveri che vedo soprattutto tutti i giorni durante i test dei vari caricamenti che noi eseguiamo. Io faccio il controllo balistico al banco prova, vedo come funzionano e sono effettivamente delle polveri straordinarie, polveri che non risentono di umidità, non risentono di temperatura, non risentono di tantissime altre variabili che invece possono spesso inficiare in un modo abbastanza evidente altre cartucce. Per questo motivo io sparo le polveri baschieri. Le mie preferite sono un pochino tutte, ma quelle che uso di più in assoluto sono la GP, la L, l'MB x 32 e l'MB x 36 e la M92S. Queste sono quelle che veramente utilizzo in massima misura. Nel 28, dato che una grammatura che mi piace molto è quella dei 23-24 grammi, utilizzo anche la 410/2, che è una polvere che funziona perfettamente bene perché mi consente di ottenere delle buonissime velocità con delle pressioni contenute. Questo si riflette positivamente sulla sfericità dei pallini e le rosate, anche con un calibrino come il 28, sono micidiali fino ai 30-32 metri. Come borraggio, diciamo che qui bisogna fare una distinzione abbastanza importante. Chiaramente il borraggio ha un effetto diretto sulla rosata. Come sappiamo tutti, abbiamo il borraggio col contenitore, quindi la borra contenitore classica, che tende a creare delle rosate un po' centrate, un po' dense. Quindi è un tipo di borraggio che si favorisce quando si fa una caccia che possa richiedere dei tiri lunghi per sparare sulla medio e lunga distanza. Oppure abbiamo il borraggio con la borra bioorientabile e quello con la cuvette più la borra in feltro. Questi due borraggi, più o meno allo stesso modo, producono delle rosate molto più generose, delle rosate meno accentrate, quindi più distribuite, hanno meno raggruppamento di pallini nella zona centrale, e sono anche come margini, diciamo, un quattro dita più abbondanti rispetto alla stessa rosata prodotta con la borra contenitore. Per questo motivo è chiarissimo dove possono essere utili: caccia col cane, caccia alle quaglie, caccia a capanno in prima canna quando la selvaggina si avvicina molto facilmente perché è attratta dal gioco, dove si ha la condizione per poter sparare con una certa facilità di bersaglio, la borra in feltro oppure la borra bioorientabile danno effettivamente un vantaggio non indifferente. Si possono utilizzare con una buona rosata in prima canna e si facilita notevolmente il fatto di poter centrare i selvatici anche in tiri un pochino veloci, un pochino istintivi. Ecco, queste diciamo sono le caratteristiche fondamentali delle parti principali. Un aspetto marginale, la chiusura. Io amo moltissimo l'orlo tondo nella chiusura. Lo amo moltissimo perché, a differenza di quello che tanti credono, l'orlo tondo non è assolutamente una penalizzazione, è una chiusura molto ma molto alta qualitativamente, che ha un vantaggio estremamente importante. Non crea anche questo aspetto, non crea l'accentramento nella rosata, quindi le rosate risultano più generose, sono un pochino più distribuite e la zona centrale è densa quanto quella periferica di pallini. È un vantaggio notevole perché quando si fanno dei tiri non sempre si può centrare il bersaglio. Delle volte lo si colpisce magari marginalmente con la parte esteriore della rosata. Ecco, questa corona circolare più esteriore rispetto al centro della rosata è ugualmente efficace perché ha lo stesso numero di pallini rispetto a quella centrale. Queste sono le caratteristiche globali delle cartucce che mi piace sparare.
In buona sostanza, io spessissimo a caccia metto una cartuccia calibro 12 con 34-35 grammi di pallini caricata con polvere MB, con una bora contenitore oppure con una cuvette più feltro in base a quello che devo fare, e l'orlo tondo. Ed è una cartuccia che funziona perfettamente bene. Con una carica di 1,82 con 34 grammi di piombo in orlo tondo sul bossolo da 70, abbiamo sia col contenitore che la cuvette feltro, che danno più o meno gli stessi valori di pressione e velocità, una rosata veramente ottima per fare un po' tutti i tipi di cacce che noi pratichiamo. Non pensiate che 34 grammi sia una grammatura ridotta, perché anche sulle anatre, quindi su tiri impegnativi o sui colombacci, dà dei risultati veramente strepitosi. Io amo sparare queste cartucce. Un saluto a tutti, arrivederci.